Allora, buona giornata a tutti, buona serata a tutti ormai, quindi allora, intanto saluto, parliamo di calcio femminile, quindi saluto tutti gli amici del gruppo JWS Juventus Women Supporter e non parlerò di Juve però oggi, quindi il titolo è chiaro, sembra notizia quasi ormai ufficiale, è ancora ufficiosa, ma ormai si attende solo le ufficializzazioni da parte dei due club. Il Milan ha acquistato la licenza, il titolo, la licenza sportiva del Brescia. Cosa vuol dire questa cosa? Succede quello che è successo con la Juve l'anno scorso, cioè il Milan giocherà in Serie A e il Brescia invece andrà avanti col settore giovanile e molto probabilmente potrà giocare ripartendo dalla Serie D. In poche parole, il Brescia chiude la parte professionistica. La parte quella più quella storica, diciamo, no? Per concentrarsi su un settore giovanile e sulle serie inferiori, insomma, quindi una brutta pagina questa, diciamolo, nel senso che è vero, voi direte, la Juve l'ha fatto qualcuno, la Fiorentina l'ha fatto, non mi ricordo neanche con chi, però qui si parla del Brescia femminile. Brescia femminile è una delle più importanti squadre italiane di calcio femminile, lo è stata per anni. Il problema di questa squadra è che purtroppo il patron è stato lasciato solo e giustamente uno degli interrogativi che mi faccio io è: ma cioè, perché quando il Brescia maschile ha avuto difficoltà economica, molti industriali di Brescia si sono mossi per salvarlo e Brescia femminile, appena il presidente ti viene a dire che non ce la fa più, giustamente perché i costi sono tanti, non c'è stato un imprenditore che è arrivato, cioè, perché? Questa è la domanda che si devono fare tutti, ecco, perché? Alla fine, niente, Brescia non parteciperà alla Serie A. Ecco, giustamente un paio di notizie bisogna dare. Il Milan ha acquistato la licenza sportiva, non è che il Milan ha acquistato il Brescia, nel senso, le giocatrici del Brescia sono ancora del Brescia, nel senso, andranno acquistate, probabilmente andranno svincolate e poi da lì. Cioè, chi le vorrà le comprerà. Il Brescia comunque, anche se si dovesse iscrivere in Serie D, manterrebbe comunque le giocatrici sotto contratto. Cosa vuol dire? Che sicuramente verranno vendute, ma il Brescia deciderà chi venderle, al miglior offerente. Non è che le verranno tutte, cioè, ci sarà un saccheggio, non ci sarà un saccheggio vario, ecco. Cosa vuol dire? Che non è che il Milan parte con la squadra che va al Brescia quest'anno. Da vedere, ecco, il Milan come approccerà il calcio femminile, perché non è che tutte sono come la Juve o come la Fiorentina. Bisogna vedere se il Milan entrerà a piedi uniti come queste due società oppure entrerà e vediamo come va. Ecco, non, mi auguro è che il Milan prosegua quello fatto dal Brescia, cioè perlomeno che abbia una squadra competitiva per dare lustro al calcio femminile italiano che ne ha bisogno. Sicuramente l'entrata del Milan è positiva, però ecco, sarebbe stato più positiva se fosse entrata lasciando dietro qualche altra squadra, magari dalla storia meno gloriosa di quella del Brescia, ecco. Diciamo che dispiace molto il fatto che il Brescia chiude i battenti, tutto qua. E niente, tanto per essere chiari, il Tavagnacco andrà in Champions, che è la terza classificata, e non più il Brescia. E niente, quindi dovrebbe, a meno che non cambiano regolamenti, le squadre in Champions dovrebbero essere Juventus e Tavagnacco. Quindi staremo a vedere. Supercoppa, vabbè, qual era tra Juventus e Fiorentina a prescindere, perché Brescia non è riuscito, purtroppo non è riuscita per loro a vincere neanche la Coppa Italia, quindi Juventus-Fiorentina la Supercoppa, e a quanto pare in Champions dovrebbero andare Juventus e Tavagnacco. Tutto qua, non c'è niente d'altro da aggiungere, se non che sono vicino ai tifosi del Brescia femminile, perché comunque questa è una notizia che rattrista, direi, il 95% dei, anzi, vi direi anche forse anche il 100% dei tifosi del calcio femminile, perché il Brescia comunque era una realtà storica. Vedere una realtà storica che chiude i battenti così dispiace, dispiace. Quindi staremo a vedere cosa succederà, con l'augurio che questa notizia quasi ufficiale venga smentita clamorosamente. Farò un video di scuse molto volentieri se questo accadesse. Ecco, tutto qua. Io vi saluto, ragazzi, vi do appuntamento con i prossimi video per il calcio femminile questo weekend. Primavera, campionato primavera, ritorno, farò il video anche su quello. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!